quei cittadini che nel loro quotidiano, con scelte, comportamenti, impegno e tempo dedicato, sono l'ossatura della cittadinanza attiva, perché su di loro è riposta la speranza di futuro. Nel corso dei nostri incontri è emerso che l'integrazione passa attraverso la conoscenza non solo delle persone, ma anche dei luoghi. Perché ciò sia possibile è necessario che le istituzioni civiche se ne facciano promotori e facilitatori, promuovendo e supportando azioni di comunicazione e messa in rete della realtà del territorio. Legalità non è solo avere i documenti in regola o avere il permesso. Legalità è conoscenza e rispetto dei diritti di ognuno, rispetto delle regole, certo, ma non fine a se stesso, bensì come dovere di prendersi cura del bene comune. Occorre un lavoro comune affinché l'eticità superi il legalismo. Promuovere e favorire la partecipazione civica in tutte le sue forme, nell'impegno di ognuno secondo le proprie possibilità, è il miglior veicolo di inclusione sociale, è l'unico strumento per la ricostituzione di quel tessuto sociale che può concretamente contribuire a creare sicurezza e vivibilità ai nostri quartieri. Pertanto, come evento finale del nostro lavoro, abbiamo deciso di rivolgerci alle autorità cittadine per portare all'attenzione del Consiglio di Zona 3 il nostro lavoro e la mappatura del territorio, affinché la conoscenza delle tante realtà presenti ed operanti diventi patrimonio comune. Chiedere al Consiglio di Zona 3 di censire e diffondere l'elenco delle associazioni etniche presenti sul proprio territorio. Tali associazioni si occupano non solo di assistere e tutelare i propri connazionali, ma soprattutto di promuovere la conoscenza della propria cultura e il dialogo con la cittadinanza tutta.